Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione. Oggi studieremo insieme C'è la luna in mezzo mare. Vedremo prima il brano insieme in modo semplice, senza abbellimenti, e poi, se ci sarà tempo, inseriremo anche gli abbellimenti. Bene, eseguirò solo una volta questa parte perché è molto ripetitiva, quindi ripeterà sempre la stessa cosa. La parte è così. Ripete nuovamente la stessa cosa, cambia solo nel finale, scusate, nel finale che poi vedremo insieme, quindi è molto ripetitiva, ma comunque un brano bello. Vediamo questa introduzione. Siamo col terzo dito sul sol in questa posizione, abbiamo il quinto dito, poi il quarto, il tre, allarghiamo di un tasto il due, il battere, il pollice in levare, poi quattro, tre, tasto nero. Alterazione 2, 1 e il 3 lungo, due pulsazioni 1, 2 e questo praticamente. Allargo, avvicino alla posizione. Potreste fare anche solo la prima frase, chiaro? Quindi fare questo praticamente. Allargate, solo questa frase che sono le prime due battute, va bene? E poi andando avanti le battute successive, chiaro? Che sono queste. Due pulsazioni, il 3, insomma, tasta con l'alterazione, il fa diesis, va bene? Quindi questo. Ripetete questa frase, queste due battute. Due pulsazioni, fate tutto il rigo. Chiaro? Bene, possiamo mettere anche un metronomo così per capire bene la ritmica, tutto il rigo. Abbassiamo la velocità e facciamo questo, velocità 50. Il rigo è così, quindi. Allargo. Vi ricordo che la tarantella è il ritmo ternario, Napoli, Napoli, tam, pa, pa. Chiaro? Perfetto del galoppo del cavallo, però penso che avete fatto già altre tarantelle, quindi per arrivare a questo volume, insomma, vuol dire che avete fatto anche altri brani. Andiamo avanti col secondo rigo. Bene, quindi abbiamo il 5 che dura una pulsazione, il 4 una pulsazione, il 3 tasto alterato, poi 3, 3 col 2, pollice, pollice, 2, 3, e questo. Col metronomo è questo 1, 2, quindi altri movimenti di pausa che vediamo poi insieme. Quindi qua tasto nero, ecco qua. Fin qui va bene. Poi abbiamo, fate questo per una mezz'ora, collegati i due righi col metronomo, poi pausa, 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 pausa. Queste pause sono approssimative perché spesso, insomma, proseguono fin quando, insomma, chi canta il brano inizierà a cantare, va bene? Quindi non prendetele proprio alla lettera. Poi vediamo di inserire qualche abbellimento qua dentro, qualche notina che va a riempire questi spazi vuoti. Andiamo avanti, e la parte A, questa era la parte introduttiva, che possiamo già iniziare a mettere i bassi, magari un'introduzione, forse è meglio. Quindi faccio vedere già come inserire i bassi, ovviamente non li mettete subito, da qui a qualche mese. I bassi in posizione di 1, quindi Sol. E così, quinto dito, se riuscite alternate con i bassi, poi terzo, ora andiamo su due settima, posizione due settima, i bassi re settima e quindi. Andiamo che bassi su 1, posizione 1, quindi Sol. Poi solo bassi, basso, accordo, alternato accordo. Va bene? E quindi siamo arrivati fin qui, va bene?
Fin qua ora, mettendo i bassi a vuoto. Mettendo qualche avvenimento su questa parte, facciamo. Fate questo. Poi prima del 4 una doppia accecatura, 4-5-4 se vi riesce, altrimenti no, non sono obbligatorie, potreste metterne queste oppure altre, toglierle. Sul 2-2-3-2, ovviamente di 3 tasto alterato, quindi andiamo avanti. Sul 2-2-3-2 faccio una terzina. Chiaro? Questo. Allora, metto un... vabbè, troppi segnetti. Ve l'ho detto così, insomma, se riuscite a farli mi inserite, altrimenti nessun problema, va bene? Non metteteli subito. Andiamo avanti con la parte A. La parte A che è questa, eh? Un movimento di pausa. Abbiamo questo, quindi il quinto dito, eravamo col quarto dito qua, vedete, insomma, sul sol per capirci, e il quinto dito si allarga di un tasto, va qua, va sul si, insomma, chiaro? Quindi è così, fa. Ripeto questo, 2 volte il 5, 2 volte il 3, 2 volte il 4, 2 volte il 3. 2 volte il 4, poi 3 col 2 tasto con l'alterazione, pollice, giriamo col 3 e diciamo ci fermiamo qua perché insomma sennò poi un po' troppo diventa un po' confusionale. Insomma. Ecco qua, fate questa prima parte, da qua 5-5, ta 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 ta, da qua 5-5, ta 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 ta, fin qui per 10 minuti, poi andate avanti, ta ta ta, girate col terzo dito e fermatevi qua, quindi avete fatto questo, insomma così, bentornati, di qua, quindi 3, 2, girate col terzo dito, poi terzo e il pollice allargate in un tasto. Volendo potresti girare col 2 se vi è più comodo, quindi così. Sì, sarebbe più comodo magari col 2. Vi metto un 2 qua come sì, meglio girate col 2, è più comodo, va bene? 2, ecco qua. Ecco qua, quindi qua effettuate un giro col secondo dito, è più comodo, chiaro? Dove siamo? Qui sì, ecco qua, va bene, col secondo dito vi risulterà più comodo, poi allargate di 2 tasti, quindi sarà così. E qua 1, 2 tasti, quindi va bene, e ci siamo. Quindi questa è la frase, ripetetela tantissimo. Ecco qua, collegate tutta questa frase ora. Andiamo avanti con la frase successiva e siamo arrivati in questa posizione. Poi andiamo col quarto dito sul Do, ma non questo Do qui. Quindi tutti i movimenti di pausa, ovviamente 1, 2, 3, 4 pulsazioni di pausa, 1, 2, 3, 4 e poi 4, 2, 2, poi 2 col pollice. Giriamo col 3, ripetiamo solo questo, quindi 4, 4, poi 2 volte il 2, 2 col pollice. Giriamo col terzo dito sul Fa diesis, cioè su questo tasto alterato, quindi pa, pa, poi, pa. 2 volte il pollice, 2-3 cerchiato e 4-2 pulsazioni. Col metronomo è questo, 1-2, quindi 1, quindi. Chiaro? La frase che abbiamo fatto è questa. Ta, 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 ta. Fate la blocchi magari, pa, 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 fin qui, poi pa, 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 poi ta, 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 ta. Prendetevi tempo anche un giorno, una settimana, non è importanza, è importante che vi divertite. Non è che in un giorno dovete imparare il brano, non è così. Bene, fatto questo, ripetete tantissimo. Dopo che l'avete memorizzato, possiamo anche iniziare a mettere. Che succede ovviamente? Arrivati qua, si riprende sempre di qua. Si ripete sempre di qua. Chiaro? Cambiano le parole, ovviamente qualche movimento di pausa in più ci sarà, quindi magari una battuta in più in modo che attenderete chi canta, insomma, che inizi. Quindi dopo questo 4, 1, 2, poi pausa, pausa. Chiaro?
Chiaro? Quindi potreste riprendere anche un po' da prima, ma non è un problema questo delle pause. Chiaro? Bene, una volta che avete memorizzato questo, mettiamo i bassi. Eravamo in posizione di Sol, quindi posizione 1, basso vuoto, basso accordo, insomma, nella pausa, quindi. Bassi cambiano in posizione di re settima, cioè due settima. Soli bassi, accordo, basso fondamentale, ora. Bassi cambiano in posizione di Sol. E riprendo. E sì, insomma, si ripete sempre questa parte che viene cantata, chiaro? Vedremo ora, abbiamo messo i bassi, qualche abbellimento in questa parte. Quindi, com'è? Innanzitutto possiamo aggiungere queste notine che ho messo alla fine io, vedete? Memorizziamo prima, la parte è questa, possiamo aggiungere queste cose, insomma, vediamo qui di memorizzare prima questa parte, che è così. Siamo col quarto dito sul Sol, facciamo questo. Uno, due. Tasto alterato, poi pa, col metronomo è questo, un movimento di pausa, quindi pausa, quindi Napoli, bene, col quarto dito sul Sol, la parte è questa, memorizzatela. Fatela per una mezz'oretta, l'avete memorizzata, questa parte la potete andare a inserire dove ci sta questo asterisco, va bene? Dopo aver fatto questa parte, quindi venite dall'introduzione che fate questo, dall'introduzione così. E aggiungete questa parte che abbiamo visto ora. E poi subito riprendete. Chiaro, quindi questa parte che avete memorizzato ora, ma dovete farla a memoria, l'andrete a inserire qui. I bassi non l'ho scritto perché continuerete al posto delle pause con i bassi sempre di Sol, chiaro? Invece la seconda parte che andremo a vedere è questa successiva, che è questa, insomma, praticamente. Il quarto dito va sul Re, ho scritto proprio Re, quindi Do, Re, quindi pollice 4, poi 1, 2, 1. Col metronomo è questo. Un, due, quindi ecco qua, la parte è questa, memorizzatela. Quarto dito sul re, tam tam tam, ta 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 tam, va bene? Dove va inserita questa? Va inserita dove ci sta quest'altro asterisco qui, vedete? Quindi dopo aver fatto queste note, viene così, molto lentamente ve la faccio, quindi un po' da prima. No, ma in questo caso non la fate all'ottava, la potreste fare qua. Per non andare a una parte acuta, chiaro? Quindi lo stesso discorso di prima lo fate, stesso movimento delle dita, proprio uguale. E poi andate. Ovviamente i bassi rimangono gli stessi, qua eravate in posizione di Re settima e questa parte ovviamente andranno con i bassi di Re settima, chiaro? Quindi però se non riuscite a fare questo fatela semplice così senza nessun problema, va bene? Volendo potreste riempire qua, se non riuscite a fare questo, con degli accordi alla mano destra, tipo così. Queste tre note qua. Quando siete sotto, insomma, in questa posizione fate questi. Chiaro? Queste note qua, però vi consiglio magari di fare quelle note riempitive oppure lasciarle proprio semplice così. Vediamo solo ora di aggiungere qualche abbellimento qua, oltre queste cose che abbiamo visto ora, che sono queste due. Qualche abbellimento? Qua ovviamente viene un po' ta-ta-ta, un po' un rubato si chiama. Qua 2-3-2. In che senso? Qualche nota viene un po' anticipata, qualcuno un po' ritardata, questo è il senso. Poi una terzina sul 2, 2, 3, 2, 3, tasto alterato, 2, pollice. E
E ci siamo, questa parte ok. Il finale, quando vogliamo finirlo, arriviamo qui e facciamo il finale. Com'è il finale? Ve lo faccio ascoltare solo il finale, collegandolo da due battute della parte di prima, che eravamo queste, insomma. È così, chiaro? Quindi com'è? Arriviamo, ho ripreso di qua queste due battute e poi mi sono collegato. È chiaro? Qua eravamo col quarto dito sul Sol. Chiaro? In questo caso possiamo fare un cambiamento. Col 4 mettiamo il pollice, cioè ci troveremo col terzo dito sul Si. In effetti qua scritto terzo dito Si, va bene? Quindi col 4 fate un cambio per finire e vi trovate già col terzo dito sul Si. Quindi qui. Col metro non è questo, un, due, quindi. Pausa. E il rigo è questo, ve lo studiate, va bene? Di qua vi collegate qui. Fatelo per una mezz'oretta. Rigo successivo è questo, quindi. Quarto dito, pollice e quattro. Chiaro, col metronomo è questo. Un, due. Pollice, quattro. Il rigo è questo qua, va bene? Ripetetelo tantissimo, va bene? Fatto questo, dopo una mezz'oretta, collegate questi due righi. E ci siamo, va bene? E mettendo i bassi come viene qui, allora i bassi proveniamo dai bassi in posizione di Sol e quindi così. Bassi in posizione di Do, 0. Bassi in posizione 1, Sol. Bassi in posizione di Re settima, 2 settima. Bassi in posizione di Sol, Re settima, Sol, bassi quindi Sol, e ci siamo, è questa alla fine, va bene? Ecco qua. Ovviamente alla fine si può mettere anche qualche altra cosa, vediamo qualche abbellimento, insomma, questa parte finale. 2-3-2, come doppia acciaccatura. 3-4-3, una terzina sul 3, quindi così. 4-3-4-3. Poi. Il finale lasciamo, insomma, semplice così, chiaro, oppure. Però va bene così, quindi in questo caso. Queste due note, tre note, e poi queste tre. Però lasciamolo perdere, è meglio semplice così, va bene? Bene, per oggi è tutto, vi ricordo di non mettere subito i bassi, ma di prendere il giusto tempo. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.